Comunque, siamo pronti con il nostro buon Bottas e Zhou per affrontare il Gran Premio d'Austria sul Red Bull Ring. Abbiamo 71 giri, abbiamo detto, medie dure, dure medie per quanto riguarda le strategie. Dobbiamo capire perché partiamo. Lui addirittura gli hanno puntato le soft. Noi le soft in realtà non abbiamo visto quant'è che durano. Quindi io onestamente qua è difficile scegliere. È difficile perché abbiamo visto che in realtà duricchiano le gomme. Quindi dobbiamo valutare. Allora, calcolando di soft nuove ne abbiamo, di medie pure. O partono tutti e due con le medie e vediamo come le usano. Non li facciamo entrare tutti e due allo stesso giro. Poi vediamo se uno riesce a fare lo stint finale con le soft e l'altro invece le distrugge e va con le soft, con le medie dure e uno medie soft. Proviamo così, dai, facciamo. A lui li mettiamo strategia medie dure al trentesimo giro. Trentesimo giro potrebbe spingere tanto in linea teorica. E non so se farlo andare un po' più in là. Vabbè, tanto nel caso lo possiamo far rientrare anche un po' prima. Facciamo 33 giri. Vediamo secondo anche le previsioni se facciamo un ritmo addirittura così. Ma non è vero. Vabbè, facciamo così al trentesimo. Aria un po' racicato con le medie, ma ok. E va bene questa. Mentre per quanto riguarda, beh, allora se arrivano così tirati a sto punto gli farei la strategia invertita e sti cazzi in ce lo metti. Partendo dal presupposto che lo facciamo spingere, perché potrebbe arrivare pure la pioggia, quindi noi non lo sappiamo. Facciamo così, dai. Al 43esimo giro lui a posto. E per quanto riguarda il carburante ne mettiamo un po' di più. La pioggia dovrebbe arrivare. Però calcolate, ricordiamo che noi abbiamo i meteorologi di merda. Quindi questo qua che dovrebbe essere pioggia, per lui va bene, si fa le medie tirate pure qua. Ma noi sappiamo effettivamente se sono affidabili? È quello il problema. È quello il problema, che se rimaniamo fregati. Allora a sto punto o proviamo con le soft e con lui lo facciamo rientrare prima. Facciamo le soft fino a qua e lo facciamo rientrare. Facciamo fare a sto punto la strategia con le soft. Facciamo il soft e vabbè, qua poi ci regoliamo noi. Se lo facciamo spingere con le soft, vabbè, facciamo così, poi ci regoliamo di conseguenza. Eventualmente non facciamo spingere troppo. E le medie non ce la fa. Sulla carta gli mettiamo le dure. Sulla carta. Poi è probabile che dovremmo mettere le, o tiriamo con le intermedie e facciamo tutto senza soste, o wet, rientriamo intermedie. Un cazzo di casino. No, Bottas provo a farlo spingere un po' di più, onestamente. Me l'ha salvata la strategia, neanche per il cazzo. Ah no, non l'avevo salvata io, scusate. Azzardiamo, signore, dobbiamo azzardare su due piloti. Dobbiamo provare. Due giri in più di benzina. E vabbè, la partenza me la fai sempre cazzuta. In realtà era potenza, era meglio di sorpasso. Sorpasso non è che funzionava più di tanto, da quello che abbiamo visto. Almeno la partenza me la fanno così. Proviamo, signori.
Vediamo, poi se arriva la pioggia, perché noi ricordiamoci che quelli del meteo nostro sono pure un po' stronzi. Le condizioni meteo sembrano favorevoli, una notizia che farà piacere ai team. Ed ecco Valtteri Bottas, che purtroppo si mette il casco in modo un po' strano. Giusto a un passo dalla pole position. Un passo. C'è Joe qui in fondo alla griglia. Oggi si trova tra i primi 10, ma sarà in grado di approfittarne? Raccoglieranno il frutto dei loro sforzi? Vediamo, vediamo se effettivamente arriverà la pioggia e quando. I tifosi scalpitano il Gran Premio d'Austria. Dai, Si spengono le luci e via, partiti! Allora, teniamo d'occhio entrambi i piloti. Bottas subito si è insinuato. Dai, Valtteri. Allora, Valtteri, anche se... Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. Anche meno, anche meno. No, perché è meglio che sfrutta la scia per risparmiare un po' di... Anche gomme, eventualmente. Mo' vediamo, non lo so. Zu dove sta? No, Zu dovrebbe spingere, se riesce a fare l'aggressivo. Dai, Zu, sesto! Allora, vediamo se l'Alfa Romeo Bottas avanza di una posizione. Riesce a tenere. Zu è dietro a Russell. Gli altri che gomme c'hanno? Vedi, alcuni con le dure sono partiti. Dure e medie. Zu ha provato. Questa cosa un po' mi puzza. C'è da dire che noi abbiamo i meteorologi un po' così, quindi forse gli altri che hanno preso dei meteorologi più affidabili forse sanno qualcosa che noi ignoriamo, però va bene. Allora, là intanto si stanno smaciullando, guardalo lì, grande Zu. Poi dobbiamo rimettere almeno questo in neutro, perché sennò... Vai, che però sta all'interno. Bravo, bravo, spingi Zu. Non ce la fa. Che cazzo è? Bottas invece riesce a tenere. Più o meno, più o meno. Ricordiamo che poi si userà anche il DRS. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Ah, Russell era. Perché cavolo, il problema è mio, no? Quindi ce l'aveva fatta Zu a superarlo, forse. Solo che si è fatto frega un'altra volta, quindi. Allora, teniamo d'occhio le gomme, così... Vabbè, tanto comunque poi ci fermiamo, vediamo che ci esce. Grazie Davide Di Francesco per i 14, bonsoir, bonsoir. DRS enabled. DRS, mo che ci siamo distanziati. Metti un po' di potenza, per piacere. Cerca di rientrare nel secondo su Perez. Per piacere. Se no ci facciamo inculare da... Da Verstappen. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Aspetta, ecco, fammi vedere Zu. Guardiamola meglio. Qui abbiamo Joe. Chiama Zu, no Joe. Per noi è Zu, è sempre Zu, resterà. Guardalo come approfitta per effettuare un sorpasso deciso. Attenzione. Guardalo lì, quasi sorpasso doppio. Fammi andare a vedere. Ecco, sì, non ce ne frega delle congratulazioni. Fammi andare a vedere se ha superato. No. Ocon ancora no. Però, guardalo. Andiamo a vedere Bottas. Bottas si è avvicinato. Rimettiamo neutro. No, perché l'Hertz è veramente una cosa problematica da gestire. Grande Zu che va a superare Ocon. Qui abbiamo Joe. Mamma mia, come spingono. Certo, mo probabilmente ci fregherà un po' Ocon con il DRS, però. Una posizione con estrema... Però, per il momento, abbiamo le due Alfa dietro alle due Red Bull. Teniamo d'occhio i distacchi. Bottas, giro veloce, bravissimo. Teniamoci... No? So, most likely more rain coming. Madonna Valtteri. Guardalo Valtteri all'esterno. Ok Valtteri, nice move. Guarda come spinge Valtteri. Guarda di cattiveria, signori.
Ora quasi dovremmo, si potrebbe fare la strategia del rallentare le due Red Bull per farci recuperare anche da Zu, però siccome Zu non è troppo affidabile. mo però ci svernicia Perez, immagino. Allora, Zu sta spingendo. Dobbiamo... La pioggia dovrebbe... però noi sta parte di pioggia in linea teorica dovremmo superarla senza mettere le gomme. Perché sennò poi si riasciuga e stiamo a fare entra-esci. Noi dovremmo arrivare qua. Che ci sarà un bel tratto con la pioggia seria. Qua dovremmo cercare di svangarcela così senza rientrare. Ce la facciamo? Non lo so. Bottas? Vabbè, ci stava, ci stava. Vediamo cos'è successo. Forse col DRS. Diamo uno sguardo. È Sergio Perez. Ci può stare. Però Perez. Ed ecco qui il sorpasso con cui avanza nel gruppo. Scusa, ma io avevo visto che. Ma Perez c'ha le medie. Perché c'ha la banda rossa agli pneumatici? Scusate. Ah no, è gialla il cerchio. No, avevo visto quando ci ha superato la banda rossa. Invece, giustamente. Sono gli pneumatici. Va bene, va bene, va bene. E dobbiamo vedere la pioggia, signori. Deciderà. Deciderà. Dobbiamo provare un molto random, signori. Che dobbiamo fare? Proviamo a vedere se manteniamo Zu. No, vediamo più che altro i distacchi. Zu sta perdendo un pochino. Bottas invece cerca di riprendersi la posizione. Spintona un pochino Sergio Perez e va in testa il nostro Valtteri. Sembra proprio che l'Alfa Romeo l'abbiamo sia visto. Salita di una posizione. Ora, attenzione. Giro più veloce. Adesso arriva anche la pioggia. Quindi se ci va di culo potremmo pure beccarci il giro veloce. Oh, vai, tienilo, tienilo. Che mo in linea teorica se piove niente DRS. Però ancora non l'hanno detto che non si può usare. Infatti fai un po' di potenza per piacere. Teniamoli dietro finché possiamo. Ok, mo rimetti neutro e spingi. Zu sta... Vabbè. Ah, però c'è Leclerc che sta recuperando. Grazie Eminic. Grazie mille per i 23. Grazie anche a te Family, grazie mille. Onestamente non so se rientra. Perché ragazzi, la pioggia dura. No, che dura poco, però potrebbe essere un rischio. Non lo so onestamente. Il fatto che siamo primi, quindi ci mette un po' in difficoltà. Verstappen è rientrato. Ma Verstappen recupera come una bestia. Io posso far rientrare Zu per mettere le intermedie. Magari li mettiamo queste intermedie. Conflitto sta questa mescola in conflitto con la strategia attuale. Non te ne sbattere il cazzo. Box in questo giro. E proviamo con Zu. Se non è già passato. Ah no, è già passato Zu. Cazzo, pensavo di no. Ce la facciamo a farli rientrare entrambi? O si incartapecoriscono? Ce la potrebbero fare. E allora, vediamo gli altri che hanno messo. Quelli che sono rientrati, pure per capire. Verstappen le intermedie. Vediamo le intermedie pure noi. Ok, Valtteri, tanto è abbastanza avanti da Zu. Ok, box.
Qualcuno ha messo le... Ocon ha messo le... Eh no, perché poi le intermedie almeno le possiamo utilizzare per qualche giro in più. Perché poi comunque dobbiamo riuscire a rimettere quelle da asciutto. Per... cioè, questa parte di asciutto che secondo me... non so se conviene rimanere fuori con le intermedie o le altre. Vai, va. Si è attaccato al cazzo Bottas, sì. Bottas ti sei fatto fregata da Perez, ma di brutto. Ma vaffanculo, va. Ci messo un'ora e mezza a fare il pit stop. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Bottas ha perso la posizione, ha fatto perdere un sacco di tempo pure a Zu. Come sempre, il pit stop top. Vabbè. Mo non li riusciamo più a stare dietro. Oddio. In realtà sta spingendo un pochino. Qualcuno ha bloccato le ruote. La situazione bagnato va bene. Zu ha perso tanto perché c'aveva davanti pure... Qualcuno ha allargato la traiettoria. Bottas che ha fatto il pit stop lento, quindi lì ha rallentato pure lui, perché in linea teorica non... Ok, bandiera gialla, vediamo che succede. No, semplice bandiera gialla. Chi è coinvolto nell'incidente? Incidente tra Piazza, succede un macello. Un'occhiata alla McLaren. Beh, mica tanto. Ah, ok. Ha tirato dritto? Boom! Ecco sì. L'incidente. Ha provocato una vera carambola. Vabbè, carambola. Un tamponamento. Dai, un tamponamento. Qualcuno finisce largo. Sta succedendo un macello. Well done, Joe. Allora, se andiamo così, signori... Sorpasso di Zu su Ocon, vediamo. Al replay. Guardiamola meglio. Sì, no. Se continuiamo così dobbiamo fare... Guardalo come è passato all'esterno! Grande! E va al sorpasso guadagnato. Dai! E bisogna andare con standard per farlo eventualmente arrivare alla fine. E stessa cosa con lui. Anche se... no, qua la pioggia comunque rimane. Dobbiamo capire qua. Questo è il punto cruciale che potrebbe... devastare anche le gomme, quello è il fatto. Vediamo un attimino. Intanto Bottas, vabbè, sta perdendo e a breve sarà sverniciato da Sainz. Le Ferrari hanno un ritmo più prepotente. C'è pure le gomme messe meglio. Tra l'altro. Perché lui andava forte col ritmo avanzato, l'abbiamo fatto rallentare, giustamente. Quella stessa cosa per Zu, che adesso sarà superato da Leclerc. Le due Ferrari ci inchiappetteranno a tutti e due. Questi sono ordini di scuderia dall'alto, che Alfa Romeo, team satellite della Ferrari, quindi... Sembrerebbe un bloccaggio. Hamilton, diamo, vediamo se ha perso parecchio o no. Lewis, perché Hamilton, dietro ci stavamo noi. E qui vediamo il bloccaggio. Sì. Stava per perdere il controllo. È rientrato in tempo. Che bucio di culo. Quindi ci ha pure rallentato a noi. Là doveva far passare a quel punto, però, eh. Non vorrei dire niente. Ma a quel punto lo doveva far passare in su. Vabbè, che è lento come la merda, però. Vediamo. Vediamo che succede. Bottas continua a perdere. Anche Sainz però ha perso un pochino. Forse qualcuno è andato largo? Zu sta tenendo. Sembra ci sia un bloccaggio. Allora, il non pioggia l'abbiamo superato, quindi va bene. Adesso sarebbe da... da wet... qua.
Però poi la maggior parte con le intermedie va bene. Non conviene, credo, entrare mo per mettere wet per farci 5 giri. Questi stanno rientrando però. Allora, io faccio una cosa. Due strategie separate, signori. Perché qui abbiamo più o meno le full wet, potrebbero durare 10 giri, non so pochi. Io faccio rientrare Zu, ma non faccio rientrare Bottas. Proviamo uno dei due, se sbagliamo ne sacrifichiamo solo uno, diciamo così. Box per Zu. Boxes, che lo faccio pure spingere un attimino. E Bottas mettiamo qua equilibrato, così pure la benzina, sennò poi non ce la fa. Vediamo, vediamo, proviamo con Zu e vediamo. Quando sei in dubbio, signore, si prova con uno. La Red Bull li ha fatti rientrare tutti e due, però la Red Bull c'è una macchina che può recuperare come se non ci fosse un domani. Vediamo. Rivediamo cosa è successo. Bella Red Bull. Stiamo vedendo la Red Bull. Allora, più che altro Bottas è il rischio. Bottas è il rischio. Devo dire la verità che forse è Bottas quello più... Vabbè, Zu lo facciamo spingere. Magari Zu lo faccio spingere proprio a bestia, in modo... Tanto qua deve rimettere le intermedie. Bottas, diamo uno sai sguardo. È Sergio Perez. Sì, vabbè, ma Bottas sta pure... Ma vaffanculo, Bottas. E Bottas sta andando a piedi. Ma è l'unico con le intermedie, sì. Vabbè. Facciamo rientrare pure Bottas per forza a sto punto. Perde veramente troppo. Troppo a sto punto. Sembra che qualcuno sia andato largo. A sto punto. Adesso abbiamo Bottas dietro a Gasly. Zu è quinto, si invertono le posizioni. Vediamo cos'è successo. Rivediamola, l'Alfa Romeo è rimasta coinvolta. Dai, vabbè, è rimasta coinvolta in positivo in questo caso. Dai, Zu, dai, Zu. Ma perché qua il gioco pure certe volte ti premia, certe volte no quando fai ste cose. Quindi bisogna azzardare un po'. Bisogna azzardare un po'. Pure vai equilibrato qua. Teniamo d'occhio più o meno se... Qua si potrebbero mettere, penso, le intermedie, secondo me, al giro 35. Oddio, vediamo come se scende l'acqua. A scendere dovrebbe scendere, però dipende da loro. Non... Pensavo potesse largo? Durare un po' di più con le intermedie Bottas, invece. Allora, siamo al giro 36, ma l'acqua è ancora abbastanza abbondante. Oh, allarga troppo. Sì, sì. No, scusa. No, 40 allora. Forse anche 40 e qualcosina. Guardalo lì, Valtteri. È Valtteri? O è Zu? Era Valtteri, sì. Allora, Valtteri Gasly lo può superare, lo deve superare. Vai, vai. Vediamo come affronta le curve Valtteri. Vediamo se aggredisce.
vai. Si difende bene. Qua lo devi superare. Vediamo Verstappen, scusa, per curiosità. Ed ecco qui Max Verstappen. Si è rimasto piantato nell'erba, nel terriccio, però vedi come riparte subito, solo gli altri rimangono impantanati, maledizione. Questo è un colpo durissimo. Vai, vai. Non ce la fa. Dai, scarta un po'. Buttati. Vaffanculo, Bottas. Sì, vabbè, va. Oh, e che cazzo è? Ok, nice work. Dai, lo rimetti in neutro. E mo spingi, spingi. Sembra proprio che l'Alfa Romeo Bravo. Sia salita di una posizione. Allora. Qua risale un po' l'apio, non lo so. Non saprei. Teniamo d'occhio qua. Al momento sono quinti e sesti. Quinto e sesto. Vediamo se. Allora, attenzione perché Hamilton, Sainz e Gasly vanno ai box a mettere le intermedie, immagino. Però, allora, qua è da wet. Qua è da wet. Qua una via di mezzo e qua è da wet. Qua è da intermedie, intermedie, intermedie. Che vogliamo fa? Che vogliamo fa? Qua sarebbe o da azzardare e li porti avanti senza fare la sosta. Perché poi, allora, qua dovrebbe risalire. Perché mo vedete, siamo nel punto più basso, quasi Z2 qualcosa. Qua risale, nel caso al massimo qua possiamo, perché qua sarebbe cambiarle per poi ritrovarci con l'acqua. Al massimo converrebbe cambiarle qui, che hai tutta questa zona che con le intermedie è fattibile. Ma qua ancora è troppo pioggia, secondo me. Quindi aspettiamo, sarebbe il giro 55. Guarda intanto come battagliano tra di loro. Attenzione che qua sta molto. Spinge troppo, We need more left and coast. Copy. Allora. Sainz che gomme ha le intermedie. Però. Poi dovrebbe tornare un po' di acquetta. Bottas ha perso. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. L'unica cosa è che comunque questi spingono a bestia. Guarda qua. No, stavo pensando, se questi si fermano, ok. Però questi qua. Comunque le due Red Bull si possono fermare pure 18 volte, ma. Mo per dire si dovrebbero rifermare un'altra volta loro. L'Alfa Romeo avanza di una posizione. Vediamo in linea teorica. Guardiamola meglio. Qui abbiamo Joe. Per quanto la Red Bull, come detto, anche se si riferma e poi si riferma un'altra volta, per loro gli va bene uguale, perché hanno così tanto vantaggio che non. Vediamo. Adesso qualcuno si dovrebbe. È andato largo. Dovrebbero. Margine carburante ridotto. No, va bene, ci mancano ancora 20 giri. Allora, in linea teorica, Zu adesso dovrebbe sverniciarlo sto cazzo di Sainz, ma. Vediamo se Sainz rientra. No. Un po' di potenza ce la buttiamo. No, Sainz spinge. Mm.
Proviamo. Sembra ci sia un bloccaggio. No, di potenza la Ferrari se ne va. No, l'Hertz non ce l'abbiamo più. Non ce la facciamo a star lì dietro. Ma Bottas non so se ha il ritmo per andare avanti, Potrebbe in realtà, potrebbe. Qui è andato largo. Proviamo, ma... Era forse un bloccaggio? Mo si schiantano, eccolo. Infatti è che pure per farli passare proprio inchiodano, e quello è il problema. Per quello io lo uso molto raramente, perché... Allora, per quanto riguarda gli pneumatici... Vabbè, qua ce la fanno, arriva fino in fondo. C'è stato un bloccaggio qui. Per quanto riguarda in generale la situazione, l'acquetta c'è ancora. Qua dovrebbe risalire, è un saliscendi. Secondo me potremmo lasciare le wet e buonanotte, anche se c'è questa parte qua un po' più problematica. Attenzione, qualcuno se n'è andato all'aceto, ma era un doppiaggio, mi sa. C'è stato un bloccaggio! Zu è rimasto impantanato. Mo si fa pure inchiappettare da Hamilton, che ha le intermedie. Solo noi stiamo con le wet, però va bene, dai. Niente. Però dobbiamo attendere, mo dovrebbe ripiovere un po'. Vediamo. Zu si è fatto. La Mercedes conquista una posizione. Madonna, ma Zu che cazzo ha fatto? Ha perso tantissimo. Mo le intermedie vanno, signori. Guarda Hamilton. Insomma. La Mercedes ha sorpassato. No, mi sa che... con le wet possiamo solo perdere posizione a sto punto. Gli altri spingono. Qualcuno finisce largo. No, ma ormai ce li abbiamo là quelli. Niente. L'Alfa Tauri passa avanti. Ormai te li giochi troppo. Anche se 10 giri così, la madonna. Dobbiamo sperare che qua arriva un'acqua clamorosa e gli ultimi 3-4 giri recuperano qualcosa. Ma la vedo un po' dura. Azzardiamo, signore, dobbiamo solo azzardare. Si direbbe un testa coda. La McLaren sale e va avanti. Ci stanno a rompere il culo. La parte finale pensavo fosse più... mo c'è la pioggia. L'Alfa, ma è troppo tardi. Tre giri. Bottas... vabbè, lui lo supera eventualmente, ma... Bottas... Zu...
Alonso è ancora molto lontano. Bottas. Ah, Bottas. Ma che era doppiato? Che cazzo è? Oh, mi sa di sì. È sempre col segno di poi. Però attenzione, perché Bottas Russell è andato a riprendere. Bottas Russell l'ha superato. E Leclerc, vabbè, è troppo lontano. Zu Russell potrebbe recuperarlo all'ultimo giro. Sì, sì. Sì, ok. Però ci sono capitati pure un po' di doppiaggi. Settima e ottava posizione. Dio, insomma, per come... per come è stata randomica la gara con tutti questi problemi, ci potrebbe anche stare. Per come eravamo partiti all'inizio, potevamo, dovevamo fare un po' di più, Dovevamo fare un po' di più, perché partivamo terzi e quinti. Abbiamo perso entrambi posizioni con entrambi i piloti, però, come detto, con una strategia del genere è un po' problematica. Cioè, strategia, con una situazione meteorologica per Valtteri del genere è un po' complicato. L'Alfa Romeo non ha corso male. Settima e ottava posizione, ma comunque sono punti. Gara dovrà studiare con attenzione gli aspetti da migliorare. Oggi si sono visti diversi sprazzi di qualità. Con una buona messa a punto, saliscendi, i risultati arriveranno certamente. A weekend concluso, la squadra è al terzo posto della classifica costruttori. Abbiamo mantenuto il nostro. Siamo a metà dai. Stagione e la contesa si trasferisce sulla costa azzurra. C'è da dire che di solito si ritirava uno dei due, quindi stavolta ci è andata anche di culo che abbiamo preso magari meno punti con il singolo, ma comunque con entrambi i piloti. Abbiamo fatto il giro migliore con Valtteri Bottas, quindi ha preso anche la moneta dell'obiettivo. In totale è quarto il buon Valtteri Bottas e Zu ottavo. Va bene, ci sta. Terzi ancora con discreto vantaggio su Mercedes. Ferrari lì in testa, attenzione. Va bene, va bene, va bene. Quindi abbiamo entrambi i piloti a punti. Molto bene, molto bene. A livello di moneta, ok. Nonostante appunto ci sia un Bottas che... Ciuccia moneta. Allora, è arrivato il centro visite, bravi tutti. Il punto di accoglienza, bravi tutti. E attenzione, c'è un'email che richiede cose. Allora, Ermenegildo, la Aramco F1 School for France di quest'anno sono per cominciare con l'obiettivo di promuovere la scienza e l'ingegneria attraverso la Formula 1. Vorremmo inviare il nostro staff alla fine dell'evento. Il nostro programma ha offerto un'opportunità a molti studenti che hanno poi proseguito le loro carriere come ingegneri di Formula 1. La presenza del vostro team sarebbe di ispirazione per tutti loro. Abbiamo già consultato il vostro consiglio e ci ha confermato la piena disponibilità della squadra. Al riguardo, intendono compensare l'interruzione dell'attività con un bonus in denaro. Possiamo contare sulla vostra partecipazione. Ah, ci danno soldi, però l'esperienza del personale è in pausa per 7 giorni. Vabbè, 100.000 non so tanti, però almeno per i ragazzi. Lo famo per i ragazzi. Poi. Vediamo se abbiamo migliorato. Abbiamo qualche punto? No, assolutamente no. Valtteri Bottas, un punto ce l'abbiamo? No, bravissimo. Lui un punto ce l'ha. Lui fa cagare in fluidità. Sì, ma stiamo freschi qua. Però se non aumenti la fluidità ti distrugge le gomme qualora poi volessimo usarlo per... Un'altra email, richiesta risposta. Allora, come noto, nel periodo tra la conclusione della stagione e l'avvio della successiva potremmo apportare delle modifiche al regolamento per rendere ok. A questo scopo stiamo proponendo nuove regole. Proponiamo un nuovo sistema di punteggio che incrementi la quantità di punti complessivi andando a premiare le prime 10 auto classificate. Si prega di visionare il seguente prospetto sulla... Ok, quindi come sarebbe? Modifiche al regolamento, modifiche al punteggio. Punti bonus per la pole position, da no a no. Punti bonus per il giro veloce, sì. Punti doppi per l'ultima gara, da no a sì. E i punti rimangono... Quindi l'unica cosa che cambia è i punti doppi per l'ultima gara. Vi posso dire la mia? Non sono d'accordo.
perché tutte le gare valgono, devono avere lo stesso peso. Quindi non mi sembra giusto che l'ultima gara valga il doppio dei punti. Onestamente, tutte le gare sono uguali, quindi non mi sembra il caso di... Magari uno una gara è sfortunato e deve giocarsi quello. No, no, non sono d'accordo. Vota contro la proposta. No, non mi piace. Non mi sembra rispettoso nei confronti di chi magari si fa il culo per tutte le altre gare, poi ha la botta di culo nel finale. Però, altri mail importanti, vediamo. Allora, queste sono le cose che abbiamo aggiornato. Le gare valgono tutte uguali, non è che una è più... Poi l'ultima è pure Abu Dhabi, quindi è pure una gara di merda, quindi... qui vabbè, spendiamo di più, però il reddito settimanale aumenta, spendiamo di più al mese, 1000 in più, ma questo già l'avevamo fatto quanto tempo fa? Centro visite, un bel po', vabbè, qua si guadagna di più comunque in totale. Questo è il recappino e questa è la miglioria attrattiva della squadra che magari ci dà un po' più di soldi per qualche sponsor, cose del genere. Mail quindi le abbiamo lette tutte, no? Il consiglio, la fiducia è in crescita, si vola, anche perché vi ho portato i soldini, Ho portato i soldini. Dobbiamo fare qualcosa per ricerca e sviluppo? I progetti in corso arrivano tra 8 giorni, ma la prossima gara è tra 11, quindi arriva il progetto, ma poi bisogna fabbricarlo e non so se si riesce con urgenza a far arrivare qualcosa. Va bene, va bene, va bene, va bene. Comunque, ci può stare, ci può stare. Un ritorno con Formula 1 Manager, visto che non lo vedevamo da tanto. L'abbiamo fatto in live, quindi anche per chi sta rivedendo poi sul canale. Tanto per rispippolare un pochino, magari pure in live si può rifare.